Buongiorno a tutti, grazie insomma, a chi si sta connettendo e si rende partecipi di questa iniziativa che abbiamo avuto io, Vittorio Valesi, e il mio collega Corcella Ruggero, e ringraziamo in primis le persone anche che vedete collegate, cioè rispettivamente il dottor professore e ricercatore dottor Mauro Magnani, la dottoressa ricercatrice professoressa Anna Casabianca, la ringraziamo, e la dottoressa Sabina Torre, nonché la Presidente del Comitato di Barletta. esatto, di Croce Rossa. Anche Donatello Trisolino, che ha fatto in modo, il nostro operatore tecnico, che ha fatto in modo di poter rendere possibile questa live. Come avete visto anche dalle nostre pagine personali o il sito di Ruggero, Biotecnologie Scientifiche, oggi presentiamo in modo particolarmente e prettamente scientifico, nei suoi aspetti peculiari, quello che è il virus dell'HIV, la sindrome dell'AIDS, quindi che ne consegue, e le varie differenze. E, direi insomma di iniziare. Allora, come tutti noi conosciamo l'AIDS o HIV, parliamo della sindrome da immunodeficienza acquisita, o anche con la sigla SIDA, che è conosciuta, diciamo, prettamente in francese e spagnolo, ma per noi è conosciuta come AIDS, quindi secondo la sigla inglese. Sindrome da immunodeficienza acquisita è un insieme di manifestazioni che sono dovute alla diminuzione di un numero di linfociti T, quindi che sono derivate proprio dal virus dell'HIV. L'HIV di tipo 1 o di tipo 2. Sappiamo che questo virus va a attaccare proprio quello che è il sistema immunitario e a indebolirlo fortemente. Proprio per questo, chi è soggetto al virus dell'HIV è anche molto esposto a quelle che sono le infezioni di tipo comune. Sappiamo che è stata isolata e riconosciuta nel 1981 negli Stati Uniti e ne sono stati in seguito riconosciuti due tipi, quindi un tipo 1 e un tipo 2. Il tipo 1, l'HIV 1 appunto, è quella che è più comune nell'uomo, quella che conosciamo tutti, e che riscontra una grande infezione a livello mondiale, mentre l'HIV di tipo 2 è maggiormente concentrata nell'Africa occidentale. Una cosa importante che bisogna sottolineare nel virus dell'HIV, che diciamo di solito corrisponde a un falso mito, è quello che chi contrae il virus dell'HIV non necessariamente poi svilupperà appunto l'AIDS conclamata. Come vedete nelle slide che vi stiamo proiettando, attualmente abbiamo qui la cartina che mostra, secondo vari colori, quello che è l'affluenza del virus dell'HIV a livello mondiale. Come possiamo vedere, c'è una grande affluenza soprattutto nella parte dell'Africa del Sud. Poi, in Italia abbiamo un ente statistico, l'ICA, l'ICAR, che comporta statisticamente, annualmente, tutti quelli che sono le persone che contraggono l'HIV e poi quelle che poi arrivano anche a sviluppare, a mostrare anche la sindrome dell'AIDS. Vediamo anche, quindi, sempre secondo un centro statistico operativo specializzato nell'AIDS, che è la COA, che invece ogni anno tende a calcolare statisticamente, sempre secondo anche numeri precisi, quelli che sono i nuovi casi di HIV. Come vediamo, questo mostra l'anno 2018, secondo quelli che sono state le nuove diagnosi di infezione di HIV, la fascia d'età che solitamente è più colpita rispetto a un'altra, e il tipo di trasmissione, che per lo più purtroppo è causata da rapporti sessuali non protetti. Allora, passiamo qui ora a delle caratteristiche più specifiche e principali, anche se rimarrò molto sul vago, perché poi a spiegarvelo in modo esaustivo e completo saranno proprio i nostri professori Mauro Magnani e Anna Casabianca.
Vediamo qui quella che è la figura scientifica del virus dell'HIV e vediamo, oltre alla sua struttura, delle caratteristiche principali. Allora, sappiamo che il virus dell'HIV è un virus che si replica molto molto velocemente e ha un'emitiva nel plasma di 48 ore. La rapida replicazione fa sì anche che questo virus riesca ad evolversi, a mutare in maniera molto veloce e consistente. Di conseguenza l'HIV, mutando in maniera molto frequente, tende a non avere più gli stessi effetti da parte dei farmaci che vengono appunto somministrati alle persone affette. Proprio per questo la ricerca tende a sviluppare dei farmaci sempre più che riescano in qualche modo a contrastare questo virus, e spesso le terapie sono molto molto aggressive. Inoltre bisogna specificare che i farmaci che vengono utilizzati non sono un farmaco, diciamo, specifico ed unico, ma è una combinazione di più farmaci. L'HIV in modo specifico, parlando proprio di quello che è la parte che poi va ad attaccare anche noi uomini, è il suo, la sua, suo rivestimento. Il suo rivestimento e quello che è il suo materiale genetico. Ecco. Infatti sappiamo che l'HIV è un virus ad RNA che appartiene ad una particolare famiglia virale, ossia quella dei retrovirus, perché svolge un'azione particolare. Noi sappiamo che l'uomo, come materiale genetico, ha appunto il DNA. Proprio per questo il virus e l'uomo non sarebbero compatibili. In realtà il virus svolge un'azione che è chiamata trascrittasi inversa, che fa in modo di trasformare questo RNA in un DNA che purtroppo appunto è infetto, e la continua evoluzione, trascrizione, duplicazione di questo DNA infetto porta poi all'ampliamento del virus all'interno del corpo. Vediamo quindi una struttura circolare che è caratterizzata da un rivestimento esterno molto spesso, che appunto fa sì che il virus abbia come particolare aspetto la resistenza. Questo rivestimento esterno è detto anche envelope ed è formato da varie proiezioni proteiche e glicoproteine. Inoltre abbiamo una matrice che è uno strato proteico situato più internamente dell'envelope, quindi un'ulteriore stratificazione che comporta un'ulteriore resistenza al virus, e il core, cioè la parte più interna in cui appunto è contenuto il materiale genetico, ossia l'RNA. Io passo a questo punto, per continuare quelle che sono le nostre slide di introduzione, la parola al mio collega Ruggero, che continuerà appunto il mio discorso. Ti ringrazio, Vittoria. Ok, in questa slide possiamo vedere l'azione del virus, quindi la replicazione dell'HIV. Questa replicazione dell'HIV avviene in diverse fasi, in cui nella prima appunto possiamo vedere che il virus HIV cosa fa? Riconosce e aderisce al recettore CD4 e ai corecettori presenti sulle cellule target, penetrando al loro interno. I farmaci in grado di bloccare il legame con il recettore CD4 sono chiamati inibitori della fusione, quindi, oppure dell'entrata. Una volta raggiunto il citoplasma della cellula ospite, il virus cosa fa? Libera il proprio materiale genetico, che è composto da due filamenti di RNA, e attraverso un enzima specifico, denominato trascrittasi inversa, lo trascrive in una coppia corrispondente di DNA. Questa molecola di DNA cosa fa? Si dirige quindi verso il nucleo, dove, grazie ad un complesso apparato proteico in cui operano diversi enzimi, tra cui appunto l'integrasi, si inserisce nel DNA cromosomico della cellula ospite. I farmaci che possiamo fermare questa parte del processo replicativo sono chiamati inibitori nucleosidici della trascrizione inversa, con l'acronimo NRTI, oppure NNRTI, ovvero inibitori non nucleosodici della trascrittasi inversa. Dopodiché avviene la replicazione, quindi il DNA virale integrato può generare una molecola di RNA messaggero
che viene tradotta nelle proteine strutturali di cui il virus appunto ha bisogno per generare nuove particelle virali. Dopodiché avviene un assemblaggio, quindi il genoma virale viene quindi assemblato alle proteine strutturali e neoprodotte per formare appunto nuove particelle mature, ovvero i viriuni. Le nuove particelle di HIV vengono quindi rilasciate dalle cellule infettate nel flusso sanguigno e sono pronte appunto per infettare altre cellule bersaglio e quindi ricominciare il processo replicativo. Quindi in questa slide possiamo vedere le cellule bersaglio degli organi più colpiti. Queste cellule bersaglio sono essenzialmente i linfociti, le cellule, i linfociti T, i linfociti B, i macrofagi e alcune tipologie di cellule come ad esempio le cellule dendritiche. Mi vorrei soffermare qualche minuto sui linfociti, in quanto il virus HIV attacca prevalentemente un tipo di globuli bianchi, chiamati cellule T helper, noti anche come linfociti T, CD4, dove queste cellule sono importanti in quanto ci aiutano a combattere i tumori e le infezioni. L'HIV non può riprodursi da solo, ma utilizza delle cellule bersaglio per replicarsi. Le cellule infettate vengono danneggiate dal virus e perciò muoiono. L'infezione da HIV cosa fa? Danneggia quindi il sistema immunitario e indebolisce gradualmente le nostre difese naturali. La rapidità con cui il virus si replica dipenderà quindi da cosa? Dallo stato di salute generale della persona e dalla tempestività della diagnosi e dall'inizio del trattamento antiretrovirale. Il trattamento antiretrovirale cosa fa? Interrompe il ciclo replicativo di HIV e protegge il sistema immunitario. L'assunzione non corretta della terapia antiretrovirale cosa fa? Permetterà al virus di mutare per difendersi dai farmaci che ne colpiscono la replicazione. Quindi emergono così delle varianti del virus che sono resistenti ai farmaci che pertanto diventano efficaci. Nella foto a destra possiamo vedere alcune infezioni, un'infezione acuta da HIV, quindi i sintomi, la sintomatologia, quindi la febbre, un malessere, quindi cosa fa? Provoca mal di gola, dolori, quindi una debolezza, ingrossamento del fegato, nausea, vomito e prevalentemente anche forte mal di testa. Le vie di trasmissione sono tre: parenterale, sessuale e verticale. Parenterale, quindi parliamo di sangue ed emoderivati. In che modo? Ad esempio, trasmissioni di sangue, quindi l'uso di siringhe non sterili. Quindi parliamo di via sessuale, rischio maggiore per il rapporto omosessuali ed eterosessuali di tipo anale recettivo. Quindi, ad esempio, maniera sessuale senza l'uso di contraccettivi, quindi ad esempio l'uso del preservativo, o in maniera verticale, quindi in maniera verticale da madre in figlio. La diagnosi. Esiste principalmente due tipi di diagnosi, che essenzialmente sarebbe una, ovvero un test. Esistono due tipologie di test. Il test rapido, che si acquista in farmacia senza ricetta medica, quindi ti darà un risultato in circa 15-20 minuti, però sì, è affidabile, però è sempre meglio fare un test del sangue. Questo test del sangue si chiama test ELISA, che se darà un riscontro positivo si andrà a fare un'altra tipologia di test che si chiama test Western Blot. La terapia e la cura. Questo è una nota dolente, in quanto assolutamente non esistono ancora cure per l'eradicazione dell'infezione da HIV. Il trattamento dell'infezione da HIV cosa fa? Consente un controllo del virus attraverso una combinazione di farmaci che appunto bloccherà la replicazione del virus riducendo la carica virale e quindi un conseguente miglioramento del sistema immunitario. La prevenzione. Come abbiamo detto poco fa, la prevenzione sarebbe quindi rapporti sessuali protetti, quindi l'uso del preservativo per i ragazzi, per i giovani, per il sesso maschile, una coppia stabile, non aggiungo altro, quindi evitare di fare un tira e molla, quindi cercare una coppia stabile. Test dell'HIV, come ho detto poco fa, quindi aiuta
quindi nel controllo, quindi nel verificare se si è positivi o se si è negativi, e appunto l'uso di siringhe monouso, quindi siringhe monouso. Esattamente. Una frase molto importante che ho voluto porre in questa presentazione sarebbe questa di Nelson Mandela: quindi date ai bambini l'amore, le risate e la pace, non l'AIDS. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. Adesso ci abbiamo messo molto impegno. Speriamo di essere stati chiari nel possibile, insomma, nelle informazioni base, proprio perché appunto per spiegare in maniera più specifica ci vogliono appunto degli specialisti. Ora passeremo la parola al dottor Mauro Magnani, che sicuramente sarà più esplicativo di noi su molti aspetti. Grazie, intanto un primo ringraziamento per aver organizzato questo evento. Credo che sia importante per voi e per gli altri ragazzi che seguono i corsi di biotecnologia, ma in generale per tutti noi, perché mentre in passato c'era molta attenzione su questa condizione, oggi l'attenzione è molto diminuita. E purtroppo invece, come avete ricordato benissimo, il virus non è scomparso, anche se oggi disponiamo di farmaci, purtroppo questi farmaci non sono in grado di eradicare il virus, e Anna ci dirà qualcosa tra un attimo. Io sto cercando di... ecco, no, questa non è la mia presentazione, stiamo caricando, se avete un secondo di pazienza. Perfetto. Allora, io traggo vantaggio da quello che Vittorio e Ruggero vi hanno raccontato sino ad ora, per cercare di fare un passo in avanti, cioè partendo un po' da quella che è la storia di questa condizione, proviamo a capire anche quali sono le possibilità terapeutiche, come siamo arrivati a queste possibilità terapeutiche e che cosa ci aspettiamo un po' per il futuro. Questa è una diapositiva che sostanzialmente ripercorre quello che Vittoria ci aveva fatto vedere un attimo fa. Immaginiamo che il nostro virus sia rappresentato da questa particella dove c'è scritto 1, non so se vedete il mio pointer o meno. In questo caso, questa particella, per infettare una cellula, ha bisogno di un recettore che si è espresso sulla membrana di questa cellula, il che vuol dire, come ricordava Ruggero, che non tutte le cellule possono essere infettate, e il che vuol dire ancora che se non tutte le cellule possono essere infettate, la ragione è perché non esprimono questa proteina o quest'altra proteina. Quindi il primo passo per l'infezione è una cellula che possa essere infettata, e questo dipende dall'espressione sulla membrana di questa cellula di una di queste due proteine. Una volta che la particella virale abbia riconosciuto questa cellula, attiva un processo per trasferire all'interno della cellula stessa il suo contenuto. In particolare, come veniva ricordato, si tratta di un RNA virale. Questo RNA virale all'interno di questa cellula viene retrotrascritto da un enzima che è portato solo da questi enzimi, che le nostre cellule normalmente non hanno, viene convertito in un DNA. Questo DNA si integra nel nostro DNA. Per cui noi porteremo questo DNA, una volta integrato, fino a quando questa cellula che è stata infettata non muore, non viene eliminata dal nostro corpo. A questo punto i farmaci non possono far più nulla. Quello che possono fare è, una volta che il DNA del virus è integrato nel nostro DNA,
il virus si deve replicare se vuole infettare altre cellule, per cui attiva dei programmi di trascrizione, si formano altri componenti essenziali per produrre nuove particelle virali che infine sono rilasciati e vanno ad infettare altre delle nostre cellule. Questo è il ciclo biologico di HIV e questi sono anche i target che nel tempo sono stati selezionati per sviluppare dei farmaci. Cioè il concetto di fondo è: se noi sappiamo come questo funziona, noi possiamo sviluppare dei farmaci che blocchino uno o l'altro di questi processi e possibilmente più di uno contemporaneamente. Sulla base di quello che vi ho appena ricordato, infatti, nel tempo sono stati sviluppati prima inibitori della trascrittasi inversa, poi cercherò di dirvi perché. Successivamente sono stati sviluppati farmaci che bloccano l'integrazione nel nostro DNA, ma anche farmaci che sono necessari per formare nuove particelle virali, gli inibitori delle proteasi, e infine farmaci che sono in grado di bloccare il binding e l'internalizzazione del virus all'interno delle nostre cellule. Quindi, come avete capito, se noi conosciamo la biologia di questo virus, di questa infezione, possiamo immaginare delle strategie terapeutiche e sulla base di questi target che abbiamo identificato possiamo sviluppare dei farmaci. Nel tempo questo approccio è stato inizialmente sviluppato in modo casuale. Le informazioni che io vi ho raccontato in due slide in realtà sono un patrimonio di ricerche di 40-50 anni, ma c'era un'urgenza dopo i primi casi di infezione da HIV. Vi ricordo che i primi casi sono stati riportati nel 1980. Nel 1980 nessuno era ancora in grado neanche di riconoscere questo tipo di infezione. Non sto parlando ancora del virus, ma dell'infezione. Successivamente fu identificata la causa dell'infezione AIDS, anzi in quel tempo sarcoma Kaposi era una malattia che aveva caratteristiche più tumorali che immunosoppressive. In quel periodo venne poi successivamente isolato il virus e studiato e caratterizzato. Quindi c'era una grande urgenza di farmaci perché le persone morivano a migliaia negli anni successivi e morivano prevalentemente, come ha ricordato Ruggero, per complicanze che sono la causa del meccanismo d'azione del virus, cioè le morti di molte persone erano morti per polmoniti. Ecco, fortunatamente in quegli anni c'erano enti pubblici di ricerca che avevano sviluppato programmi per trovare nuovi farmaci antitumorali e, non sapendo come trattare questi pazienti, cominciarono ad usare tutto quello che avevano sotto mano, anche e soprattutto quello che non aveva funzionato come farmaco antitumorale, ma che la ricerca aveva prodotto. In questa maniera venne identificato per la prima volta la ZT. Perché la ZT? Adesso sappiamo che in quel momento sia stata la soluzione più appropriata per i mezzi di quel tempo, perché paradossalmente nel 1970, quindi 10 anni prima, questi due signori qua, che sono Howard Temin e David Baltimore, questi due signori qua scoprirono che dei virus per la prima volta portavano un RNA. Sino a quel momento la logica dei biologi era: una cellula c'è del DNA, viene trascritto in RNA, questo diventa una proteina.
loro per la prima volta dimostrarono che non era sempre così. C'erano dei virus che invece non avevano il DNA, ma avevano un RNA. E questa scoperta poi, 5 anni dopo, nel 75, diede a loro un sacco di notorietà perché venne assegnato loro il premio Nobel. Loro scoprirono il meccanismo con il quale questi virus si replicavano, che era proprio basato sulla trascrittasi inversa. Lo stesso enzima che il nostro HIV-1 utilizza per formare la doppia strand di DNA. Bene, quindi c'era una convergenza di conoscenze, la conoscenza del virus e del suo meccanismo con il quale infettava, ma le conoscenze anche sulla biologia molecolare di questo virus e la presenza di una trascrittasi inversa che poteva essere il primo target per questo trattamento. La ZT venne sviluppato immediatamente, la ZT è questa molecola qua. Che cosa fa? Questa è la struttura della trascrittasi inversa, in presenza di AZT questa trascrittasi inversa riconosce l'RNA del virus e ne fa una copia in forma di DNA. Per fare questo deve aggiungere dei nucleotidi. Se invece dei nucleotidi che normalmente aggiunge per sintetizzare il DNA trova questo AZT, la sintesi si blocca e il virus non si replica. Bene, un grandissimo successo. E quindi cominciarono i trattamenti con AZT. Contemporaneamente, altri ricercatori, avendo visto che AZT era potenzialmente di successo, svilupparono tutta un'altra famiglia di molecole simili, che sono queste qua che ancora oggi usiamo. Alcune di queste ancora oggi sono presenti nei cocktail che utilizziamo. Qual è il problema? Che subito dopo scoprirono anche che questo AZT non era più sufficiente a inibire la replicazione del virus. E la ragione sta nel fatto che questo virus si replica così rapidamente che l'enzima che questa trascrittasi inversa che fa le copie di DNA è un enzima poco preciso, quindi fa un sacco di errori, quindi noi non abbiamo nelle nostre cellule una volta infettate un solo virus, ma un numero molto elevato di RNA virali che casualmente portano degli errori. Questi errori sono sostituzioni di questi aminoacidi e in presenza di farmaci le uniche particelle virali che resistono sono quelle dove è avvenuto un errore che rende il virus non più sensibile a quel farmaco. Per cui noi abbiamo qua lo sviluppo delle resistenze. Si cambia farmaco, bene, cambiamo farmaco, dopo un po' si sviluppa un'altra mutazione, si seleziona un'altra resistenza. Cambiamo classe di farmaci, i famosi non nucleosidici, come Ruggero ricordava prima. Anche in questo caso, dopo un po' si sviluppano resistenze a questi farmaci. Allora, cosa abbiamo fatto nel tempo? Perché il tempo sta scorrendo molto rapidamente. Dagli anni 90, come ho detto prima, sono stati sviluppati dopo la ZT sia i farmaci inibitori della trascrittasi inversa, che sono della stessa famiglia della ZT, desossio, didesossio, forme del genere, sia i non nucleosidici. Le resistenze erano il problema, non erano questi farmaci una soluzione. Allora, nel 95 cominciarono i test clinici di combinazione, cioè anziché dargliene uno alla volta, ne venivano somministrate due contemporaneamente differenti. Anche questi si dimostrarono efficaci e per un po' di anni questo era il meglio che avevamo a disposizione. Siamo arrivati successivamente oggi a utilizzare le triple combinazioni. Triple combinazioni vuol dire che noi nel trattamento attuale usiamo
3 differenti farmaci, di cui 2 vanno su un target e uno su un altro, per esempio un inibitore delle proteasi, 2 inibitori della trascrittasi inversa o altre combinazioni. Questo è dove siamo oggi e dove siamo arrivati. Questo però purtroppo, nonostante tutto questo, è ancora un problema. Questo è un paziente la cui storia è qua riassunta in modo schematico negli anni. Vedete, questo qua ha preso all'inizio AZT, la sua viremia nel sangue praticamente è andata quasi a zero, dopo un po' ricomincia invece, non controlla più la sua viremia. Allora gli diamo un altro farmaco e qui la sua viremia va giù per un po' di tempo, poi ritorna su. Allora gli diamo un altro farmaco e così via. Alla fine questo paziente è diventato multiresistente, cioè aveva resistenza su praticamente una serie molto ampia di siti molecolari e quindi non aveva più opzioni terapeutiche. Quindi abbiamo bisogno, in conclusione, o di usare un regime terapeutico combinato di farmaci, oppure ancora è necessario usare nuovi approcci che non siano quelli relativamente del farmaco. Ma adesso con le triple combinazioni noi riusciamo a mantenere i livelli di viremia nel sangue praticamente a valori pressoché uguali a zero. Ma come dicevamo prima, nonostante questo, noi non siamo in grado di eradicare il virus, cioè non è una cura questa per l'infezione da HIV, perché l'HIV rimane nelle nostre cellule, rimane in modo latente, tanto che alla fine degli anni 90 sostanzialmente è stato coniato un termine, di cui vi dirà Anna poi successivamente, di serbatoi latenti, cioè noi abbiamo delle cellule dove il virus è presente, ma è presente e si replica pochissimo, non si replica, però è ancora presente. Allora la strategia che successivamente si è pensata è stata quella di andare a colpire selettivamente questi serbatoi, perché con tutti gli altri farmaci riusciamo a mantenere la viremia molto bassa, ma dobbiamo eradicare il virus, quindi dobbiamo eliminare questi serbatoi, e questo è il lavoro che è cominciato da quegli anni ma che ancora non è finito. Io per informazione vi do solo alcune slide che riassumono in brevissimo un po' del contributo che abbiamo portato noi. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di fare dei farmaci non tanto che andassero a colpire il virus nei linfociti, perché lì ci sono e sono efficaci, ma che potessero essere trasferiti direttamente a quelle cellule che sono serbatoi virali. Ecco, queste sono molecole che sono state sviluppate in collaborazione tra noi e altri gruppi, che venivano incapsulate nei globuli rossi umani per poi mandarli a quelle cellule di tipo macrofagico per inibire o uccidere queste cellule. Questi sono i lavori originali che risalgono ormai a diversi anni fa. Abbiamo fatto diversi modelli sperimentali, quello più complesso è stato questo in un modello di HIV dei primati, Soti Manga Bay, questo è stato fatto in collaborazione con i colleghi negli Stati Uniti, dove vedete, se voi cominciate il trattamento e contemporaneamente date questi eritrociti con una molecola che elimina una parte di questi macrofagi, non tutti ovviamente, e poi smettete di dargli il farmaco, la viremia torna su, però chi ha avuto gli eritrociti, chi ha eliminato una parte di questi reservoir, si posiziona ad un livello molto più basso come viremia. Questa è una scala logaritmica, quindi un piccolo salto lì vuol dire in numero molto elevati. Questo poi era documentato guardando quei tessuti di cui Ruggero vi parlava prima, cioè dove stanno queste cellule che sono infettate. Ecco,
Questi qua sono praticamente linfonodi di questi animali e vedete qua queste cellule nell'animale prima del trattamento e invece le cellule dopo il trattamento, quelle cellule che lì sono colorate non le vedete più, cioè sono state eliminate dal nostro trattamento. Qua c'è un'altra dimostrazione che le cellule che vedevamo lì di fatto sono le stesse che portano il virus e quindi questo trattamento elimina queste cellule. L'altro approccio al quale abbiamo cercato di dare un contributo è basato su quello che attualmente si tenta di fare, cioè lo sviluppo di un vaccino che non vada a sostituire il trattamento farmacologico, ma che si combini col trattamento farmacologico. Cioè l'idea è i farmaci funzionano per molti aspetti, ma non sono tutto, non ce la fanno a eliminare tutto. Abbiamo bisogno di un approccio addizionale che possa contribuire a questo, magari in maniera preventiva, cioè di usarlo come vaccino che possa proteggersi prima dell'infezione, ma in alcuni casi anche come vaccino da utilizzare nel paziente infettato. Questo è un programma che abbiamo sviluppato a livello internazionale con fondi europei, fondi WHO e con la collaborazione del Sudafrica come paese, perché come prima vi ho fatto vedere, Sudafrica è uno dei paesi dove l'infezione da HIV è la più importante. La proteina che abbiamo scelto non è una di quelle di superficie perché cambiano moltissimo, è una proteina regolatoria, è questa qua, e questa proteina è stata prodotta nelle nostre strutture come proteina ricombinante in batteri. Questa proteina ricombinante in batteri poi alla fine, vi salto rapidamente tutte queste cose che sono di interesse solo per i biotecnologi, è diventato un vaccino che l'Istituto Superiore di Sanità ha sperimentato in Italia e in Sudafrica e questa sperimentazione è arrivata alla fase 2. Ovviamente per proseguire ci vogliono studi ancora più grandi in combinazione con questi farmaci e per questo ovviamente le condizioni sono differenti. Sono differenti in termini di investimento e di organizzazione che ancora oggi non abbiamo. In conclusione, per riassumere quello che abbiamo detto, è il nostro livello di conoscenza della biologia di questo virus che ci ha permesso di identificare dei target molecolari. Questi target molecolari sono il punto di partenza importante perché noi possiamo sviluppare dei farmaci in modo razionale e non casuale come facevamo all'inizio, provando tutto quello che c'era in laboratorio. Questo virus purtroppo ha l'abilità grandissima di mutare in continuazione, per cui i farmaci non funzionano se non sono usati contemporaneamente in combinazioni tra di loro. L'aggiunta a questa terapia molto probabilmente può essere quella di un vaccino e su questo in questo momento sono concentrati gli sforzi maggiori di ricerca e sviluppo. Ringraziamo il dottor Magnani per questa splendida illustrazione, per questa splendida slide e diamo la parola alla dottoressa Anna Casabianca. Prego. Buongiorno a tutti, vi carico velocemente la mia presentazione. Eccoci qua, mi associo ai ringraziamenti del professor Magnani a Vittoria e Ruggero che sono stati veramente, dico bravi a organizzare questa giornata e ho accolto molto volentieri il loro invito. E io vi parlerò di una piccola parte del nostro contributo che abbiamo dato come Dipartimento di Scienze Biomolecolari nella ricerca sull'HIV. E il titolo di questa mia presentazione, come vedete, è la misura dei serbatoi dell'HIV come DNA del virus.
Tutto quello che vi dirò è stato brevemente accennato, per cui io provo a approfondirmi un attimo dei punti. Noi sappiamo che dicembre è il 1° dicembre, la giornata mondiale contro l'AIDS. Ci sono stati fatti progressi scientifici esagerati dai primi anni, dai 1980, quando sono stati appunto evidenziati i primi casi di HIV. E oltre ai progressi scientifici sono state adottate delle leggi per proteggere le persone affette dalla sindrome. Però ancora ad oggi circa 40 milioni di persone vivono con l'HIV e circa 2 milioni di infezioni nuove all'anno abbiamo. E delle cose più importanti sono queste, che oggi questi sono dati dell'UNAIDS di Epicentro, che sono l'ente, il Consorzio Internazionale di Epidemiologia, e l'Epicentro è il sito dell'Istituto Superiore di Sanità, è la sorveglianza verso le malattie infettive. Quindi sono dati sicuramente attendibili e sono aggiornati, come vi dicevo, al giugno 2020, dove sappiamo che 26 milioni di persone hanno accesso alle terapie, considerate solo che nel 2010 ne avevamo solo circa 8 milioni, quindi un grande passo avanti. L'altro passo avanti è che abbiamo avuto una diminuzione di circa 56% dei decessi correlati all'AIDS a partire dal 2004 fino al 2018. Ma dati giusto per darvi degli highlight, per dirvi che comunque tutto il mondo, parlo di tutto il mondo, nella lotta contro l'AIDS, l'obiettivo fondamentale è quello di avere zero nuove infezioni, zero discriminazione nei confronti delle persone ammalate e zero morti. Detto questo, mi piace iniziare la presentazione dicendo questa cosa, che i virus usano l'apparato metabolico del nostro organismo, della cellula ospite, per propagarsi, e soprattutto i retrovirus rappresentano l'esempio di parassita più efficiente che ci possa essere, che possa esistere. Una volta che il virus è infettato, una volta che la cellula è infettata e il virus è entrato, la cellula non si libererà mai più del virus, che rimane appunto nascosto, perché parlo proprio di nascosto, nel proprio genoma. E dove risiede? Perché il retrovirus ha questa caratteristica? Perché è proprio un segno di distintivo del suo meccanismo, il suo meccanismo d'azione. Lui, il retrovirus, entra e attraverso il ciclo di replicazione, come sia Ruggero che il professor Magnani vi ha velocemente dimostrato, lui causa una persistenza virale, una infezione persistente per sempre nell'ospite, e questo è dovuto al fatto che il DNA del virus si integra nel genoma del nostro organismo. E appunto di retrovirus ce ne sono tanti in natura, ma noi proprio stiamo parlando del il virus dell'HIV, che induce la sindrome dell'immunodeficienza acquisita. Bene, faccio veloci queste mando veloci queste slide, ma mi servono giusto perché io voglio proprio mostrarvi la parte che interessa questa mia presentazione. Questa è la struttura genetica del virus che brevemente vi racconterò, oppure proprio ci soffermiamo solamente in questa parte che a noi interessa, il gene POL, il gene che produce l'enzima trascrittasi inversa e l'enzima proteasi, ma l'altro enzima che a noi interessa è l'integrasi. Il ciclo vitale del virus vi è stato mostrato, io mi soffermerò solo in questa parte. Questa parte qua è la parte che è fondamentale per il nostro argomento. Allora, una volta che il virus è entrato nella cellula, abbiamo visto che l'enzima reverse trascrittasi copia l'RNA dell'HIV in DNA, il DNA entra nel nucleo della cellula ed è questo qua che voi vedete. Entrando nel nucleo della cellula, lui si integra, guardate questa parte qua, questo riquadro rosso, si integra nel DNA. Questa è una tipica infezione, quella che viene chiamata infezione attiva o produttiva, che poi darà origine a una infezione produttiva. Ma
ci sono anche delle forme di DNA che rimangono non integrate nel nostro genoma. Quindi, una volta che il virus entra, questa è la cellula, vi faccio vedere una cellula, questo è l'acido nucleico, il virus, eccolo qua, entra nella nostra cellula, può produrre due tipologie di infezione, una infezione attiva nella quale la cellula continua a replicarsi, il virus replica e la cellula muore, questa è quella che viene definita infezione attiva, quindi il ciclo vitale classico del virus, dove c'è la produzione di particelle virali, ma quella che è stata già introdotta è la fase nella quale la cellula col virus integrato ritorna in uno stato quiescente, in uno stato in resting state, e produce quella che viene definita un'infezione latente. Vedete qui l'acido nucleico del virus in rosso è quello che entra nel nostro DNA e si integra e viene definito DNA provirale. Quindi a questo punto introduciamo il discorso di persistenza, perché quando il virus si integra viene definito provirus e a questo punto si comporta come un gene cellulare. E a questo punto una volta che è entrato e si è replica come un gene cellulare, il nostro virus rimane in forma persistente nel nostro organismo. E quindi, come dicevamo, le forme integrate possono essere trascrizionalmente attive, come abbiamo visto, e possono produrre una progenie di virus o passare a quella che adesso entriamo più in dettaglio, quella che viene definito stato di latenza e costituire il reservoir virale, cioè una cellula nella quale il virus non si replica e che proprio non si replica, questo è fondamentale, sfugge sia alle difese immunitarie sia alle terapie. Quindi tutto questo impedisce l'eliminazione completa del patogeno nell'organismo. Quindi, ritornando alla immagine di prima e facendo un focus su quello che vediamo nel nucleo, possiamo definire che la latenza del virus avviene sia come latenza di pre-integrazione e si riferisce a tutte quelle forme di DNA del virus che rimangono al di fuori del nostro cromosoma, cromosoma per dire il nostro DNA genomico, quindi forme extracromosomiche, e sono costituite da delle forme lineari di DNA, ma anche delle forme circolari di DNA, perché vengono richiuse dai nostri enzimi di riparo, per cui abbiamo un pool di DNA che deriva dal virus che non si integra e viene definita come fase di come latenza di pre-integrazione. E abbiamo invece una latenza che viene definita post-integration latency, perché è la fase che si riferisce alla latenza costituita dal virus integrato. Quella che vi mostro è una definizione che è comune a tutti i ricercatori del mondo. Quindi, cos'è la latenza? Virus presente ma non attivo, non produce particelle. Virus in grado di persistere integrandosi nel genoma, eccolo qua, e rimane nascosto perché non è visto dal nostro sistema immunitario. Quindi i reservoir sono delle cellule che persistono in fase latente anche se il nostro organismo è sottoposto a una efficace terapia antiretrovirale, tutte terapie di cui vi ha parlato il professor Magnani. Questo è giusto per farvi capire che quando parliamo di latenza, quando parliamo di DNA come forma di latenza del virus, vi volevo fare vedere più nel dettaglio, comunque sempre velocemente, di cosa stiamo parlando. Allora, vedete, una volta che il DNA è entrato nella cellula, questa è la membrana, nella cellula, questo è il citoplasma, questa è la membrana nucleare, quindi nel nucleo, le varie forme di DNA virali possono essere diverse. La principale è quella, ovviamente, dove il DNA
del virus si integra nel nostro genoma, quindi quello che abbiamo visto come provirus. E poi ci sono, vedete, tutte queste forme che sono definite lineari, integrati in varie modalità, che rimangono al di fuori della cellula. Inizialmente si pensava che fosse importante solo la parte di DNA del virus integrato, poi invece si è visto che anche queste forme stracromosomiche hanno delle loro caratteristiche. Riassumendo ma velocemente le caratteristiche principali che comunque queste forme extracromosomiche non integrate non hanno un'origine di replicazione, quindi non possono replicare. La loro stabilità dipende dal tipo cellulare. Se abbiamo delle cellule in replicazione, ovviamente queste forme extracromosomiche si diluiscono e quindi nel giro di poco tempo le perdiamo per diluizione. Oppure se una cellula è stabile, si è visto che può permanere anche fino a 30-40 giorni nei macrofagi, che sono cellule particolarmente stabili. Quello che si è visto, e da qui che è partito anche tutto il nostro studio, che queste forme stracromosomiche comunque sono in grado di produrre i trascritti virali, proteine, qualsiasi tipo di proteine, qualcuno già le conosce, comunque prima Vittoria ne ha brevemente parlato, proteine NEF, TAT, REV, che possono essere anche misurate e che anche se queste forme stracromosomiche non replicano, le proteine hanno una rilevanza potenziale nella ricognizione da parte del sistema immunitario. Quindi, bypassiamo questa cosa che al momento è giusto per dire che le forme lineari sono quelle che sono il templato per la trascrizione e che la vita media dipende, come vi ho accennato qua, dipende dal tipo cellulare, dipende dallo stato di divisione della cellula e quindi possono essere perse rapidamente. La terapia interretrovirale, come vi ha detto il professor Magnani, è attiva su vari punti del ciclo vitale, vado avanti. Quello che vi voglio dire è che nel momento in cui è stata introdotta la terapia di combinazione negli anni 1995-96, abbiamo avuto un rapido declino, e questo vi è dimostrato da questo grafico in basso, di che cosa? Dei pazienti, della viremia plasmatica, quindi della misura delle particelle virali che circolano nel sangue, perché i pazienti non trattati potevano avere anche 10 alla 5, 10 alla 6, fino a 10 milioni di particelle virali nel sangue. Guardate in quanto poco tempo, addirittura in settimane, riusciamo ad arrivare a una fase di plateau dove le particelle virali nel nostro organismo possono essere anche di qualche copia, 3-5 copie. E questo è un modo per misurare come e quanto funziona la terapia, quindi monitoraggio dei pazienti con la misura delle particelle virali presenti nel sangue. Contemporaneamente, cosa è avvenuto? Guardate questo grafico dove, come vi diceva bene prima Ruggero, i linfociti CD4 sono il principale target del virus. Guardate in un paziente che viene infettato come vi è un rapido declino dei linfociti, poi il nostro sistema immunitario in qualche modo cerca di combattere questa infezione, riesce a ripristinarli, però se non c'è la terapia di combinazione, nel giro di 2-10 anni si passa all'AIDS. Ma guardate cosa succede quando comincia un trattamento con una terapia antiretrovirale: abbiamo un rapido aumento di linfociti CD4 e i pazienti con questa terapia di combinazione stanno bene. Questo stanno bene, però hanno bisogno di controlli periodici, virologici ed immunologici. E per fare questo noi usiamo quello che vi ho precedentemente mostrato nella slide, quindi la conta dei linfociti CD4 e la misura dell'RNA virale nel sangue, che sono considerati i marker, i biomarcatori standard da usare nella pratica clinica per la gestione e il monitoraggio dei pazienti.
Ok, che questa è una cosa fondamentale, quindi un paziente in terapia non è lasciato a se stesso, ma viene continuamente monitorato con queste due misure. Perché? Perché la conta dei linfociti CD4 ci fornisce informazioni sullo stato immunologico del paziente e quanto RNA c'è, quindi quanto virus c'è circolante, ci misura il grado di replicazione virale. Quindi la terapia antiretrovirale sopprime la replicazione del virus ad un limite che è un limite di rilevazione dei saggi di laboratorio, che sono 50 copie per ml, e in questo modo, riducendo la viremia nel sangue al di sotto di questo limite, riduce la trasmissione, quindi, e questo è fondamentale per impedire la diffusione virale, ma nel contempo, vi ho fatto vedere, ristora, riaumenta il numero di CD4 e ovviamente migliora la vita delle persone e lo sviluppo verso l'AIDS. Ma tutto questo non è sufficiente, perché la combinazione degli antiretrovirali, anche i più efficienti, non è una cura. Non è una cura, perché il virus rimane, proprio per le sue caratteristiche intrinseche di parassita con integrazione del suo DNA. Ho visto ultimamente, va, ve la mando solo così, che questa è una informazione recente che ho visto su Sole 24 Ore, mi sono documentato un attimo, ma è tutto sotto, è stata mandata all'FDA per l'autorizzazione, che una piccola azienda del Maryland ha trovato, e questo lo dice il suo, il David Pause, il suo ricercatore per eccellenza, ha trovato una sorta di terapia, guardate, cellulare e genica, innovativa, che ricostituisce l'immunità dell'IBE. Sicuramente non sarà il toccasana, ma sicuramente anche questa è una cosa percorribile. Detto questo, eccola qua, non mi va avanti, eccoci. Quindi l'arte deve essere presa comunque per tutta la vita, potrebbe avere degli effetti collaterali, fallisce nel completare, nell'eliminare il virus, perché il virus è proprio nelle cellule, e dopo che si è stoppata la terapia, il virus comincia a replicarsi. Dove si nasconde? Dove si nasconde? Ma noi l'abbiamo già visto dove si nasconde, ve l'ho accennato. Si nasconde dentro i reservoir. Guardiamo un attimo, cerco di essere veloce, guardiamo un attimo queste due piccole immagini. Questo è un grafico dove ci mostra la viremia nel sangue, quindi il virus che ha elevato il numero di copie, in seguito alla introduzione della terapia, ve li ho fatti già vedere questi grafici velocemente, arriva al di sotto di questo limite, questa cosa disegnata colorata in rosso, però come vedete rimane questa replicazione. Che cos'è questa replicazione? O è una replicazione, vedete, che viene definita una ongoing replication, una replicazione continua da queste cellule che ancora qui esistono, ci sono, anche se ci sono i farmaci che sopprimono. Quindi una replicazione a basso numero di copie, una replicazione da 1 a 49 copie. Oppure, questa è l'ipotesi più accreditata, che i nostri reservoir, eccoli qua, quindi quelli che hanno il virus integrato in forma latente, sottoposti a degli stimoli, cominciano a produrre particelle virali che rimangono sempre al di sotto di queste 50 copie per ml e che quindi non riusciamo ad evidenziare con i marker molecolari standard del monitoraggio terapeutico. Bene, allora cosa abbiamo pensato noi? Abbiamo pensato di trovare un metodo per misurare questa situazione, cioè di misurare cosa succede al di sotto delle 50 copie per ml. Questo per farvi capire che i reservoir, ok, che reservoir rimangono in tutto il nostro organismo. Vi faccio vedere che abbiamo dei modi per misurare la persistenza del virus. Noi abbiamo cercato di misurarla come altri gruppi, come la misura dell'IVDNA. Questo è sempre stato il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di valutare
la cinetica dell'IVDNA sia nelle cellule che producono, sia nelle cellule latentemente infettate. Molti gruppi hanno pensato di far questo, questi sono tutti i marcatori, questi sono tutti i, scusate, i metodi disponibili. Questo è quello che abbiamo fatto noi, abbiamo cercato di misurare con un saggio quantitativo performante la persistenza del virus. Abbiamo messo a punto tante metodiche, questi sono i saggi che abbiamo pubblicato, questo è il nostro gruppo che ha pensato di misurare l'IVDNA totale, ma abbiamo anche misurato, questo è tutto il metodo che abbiamo utilizzato, che è velo bypasso, e questo è quello che abbiamo siamo riusciti a fare noi, abbiamo misurato l'IVDNA nel sangue, nelle cellule del sangue, abbiamo misurato anche tutte le forme con delle metodiche appropriate e siamo stati in grado di dimostrare che la misura del total DNA è in grado di misurare tutti il serbatoio del reservoir virale nel nostro organismo. Arrivo alle ultime immagini e vi voglio mostrare che quest'ultimo lavoro che abbiamo fatto, che ci ha permesso di misurare anche le forme stracromosomiche. Le forme stracromosomiche considerate come un marcatore di infezione de novo. E questo è quello che abbiamo fatto, vi risparmio tutte le metodiche e giungo alle conclusioni perché ho visto che il mio tempo è finito. Le conclusioni sono quelle che dimostriamo che il metodo della misura delle forme stracromosomiche è un metodo sensibile e che è in grado di misurare fino al 75% di cellule e di infezioni nascoste e che questo nostro contributo, la misura esatta di questi eventi di ingresso del virus nei santuari e la tipologia delle molecole delle forme di DNA extracromosomiche, oltre al quantitativo totale di DNA integrato, può essere un nuovo strumento per sviluppare e monitorare la reale efficacia delle nuove terapie e questi sono tutti i nostri collaboratori. Ringrazio Chiara Orlandi e professor Magnani, il direttore del dipartimento, il professor Cantoni. Scusate se mi sono dilungata troppo. La ringraziamo, professoressa, per il suo intervento. Grazie mille anche per aver aderito a questa nostra iniziativa. E ora diamo la parola alla presidente di Croce Rossa di Barletta, Sabina Torre. Prego. Sabina, scusami, hai il microfono disattivato. Mi sentite? Sì, sì, Sabi, vai. Ok, buongiorno a tutti. Vorrei innanzitutto ringraziare i giovani della Croce Rossa del Comitato di Barletta e di Cerignula che insieme a Ruggero e a Vittoria, i docenti che hanno partecipato, hanno ideato questo evento affinché arrivi forte il messaggio sull'importanza di conoscere il virus HIV e le malattie sessualmente trasmissibili. Il nostro impegno di oggi e di sempre è quello di prevenire e contrastare questo virus, educando i giovani e non solo ad un approccio sicuro e consapevole della propria sessualità, facilitando l'accesso alle cure sanitarie secondo una politica dell'unità e che tutela il diritto alla salute. Questa iniziativa viene promossa in occasione della Giornata Mondiale per la Lotta all'AIDS, celebrata ogni anno dal 1988, ogni primo dicembre, volta ad accrescere la coscienza dell'epidemia causata dalla diffusione del virus dell'HIV. Dal 1981, abbiamo sentito, l'AIDS ha ucciso milioni di persone, diventando una delle... Abbiamo un problema tecnico con la connessione di Sabina,
Però insomma, è il bello della diretta, ci sono anche queste cose che non erano previste, però aspettiamo un attimo e vediamo se Sabina riesce a riconnettersi. Allora, intanto volevamo, mentre aspettiamo che Sabina si riconnetta, sottolineare il fatto che i ragazzi della Croce Rossa, compreso qui presente Ruggero Porcella, hanno realizzato un video molto interessante che spada i luoghi comuni e i falsi miti. Siamo tornati. Va via. Pronto? Mi sentite? Sì, Sabina, ti sentiamo, avevi perso connessione. Forse è lenta la connessione, ce ne siamo accorti. Vedete, tanta è la disinformazione tra le persone sulle tematiche come la malattia sessualmente trasmissibili e la sessualità. Tante volte le informazioni a disposizione di tutti rischiano di far cadere in comportamenti sbagliati, rischi molto spesso stigmatizzati. È importante quindi diffondere la giusta conoscenza del virus HIV e sulle modalità di trasmissione, sui centri di riferimento territoriali e soprattutto sull'importanza di accesso precoce al test per riconoscere la sieropositività all'infezione, grazie al quale poi è possibile avviare tempestivamente il percorso terapeutico. Cosa fa la Croce Rossa? La Croce Rossa scende in campo, nelle strade, da nord a sud, su tutto il territorio italiano, per eseguire test rapidi, promuovere una corretta informazione volta a prevenire il contagio del virus dell'HIV e delle malattie sessualmente trasmissibili e contrastare lo stigma. E questo grazie al contributo dei giovani volontari della Croce Rossa. Loro raggiungono i loro stessi coetanei nei luoghi della movida, nelle scuole, nelle piazze reali e virtuali, per diffondere la cultura della salute e della responsabilità verso di sé e verso gli altri. Noi il vaccino lo conosciamo e si chiama prevenzione e informazione corretta. Grazie a tutti. Grazie a te Sabina per aver partecipato e ci dà la possibilità di entrare a far parte anche di un progetto che socialmente è molto ampio, proprio come appunto l'ente nazionale che rappresenti. E, come dicevo prima, mentre aspettavamo la tua riconnessione, che appunto i volontari di Croce Rossa, che per la maggior parte sono giovani e che Ruggero appunto ne fa parte, hanno realizzato questo video che sfada i falsi miti e quelli che sono lo stigma di questa malattia attraverso delle informazioni che sono errate. Quindi questo video che non verrà caricato qui live, ma ritroverete o sul canale YouTube di Ruggero, che è Biotecnologie Scientifiche, o anche sul canale YouTube dell'università. Anche sul canale della Croce Rossa. Esatto. Dei comitati di Barletta e Cerignuli. Che ringraziamo per appunto la visibilità. Volevamo chiudere il video con nuovi ringraziamenti a tutti gli specialisti che più di noi hanno saputo dare un giusto peso a questa giornata, a questo progetto, e ringrazio nuovamente il professor Mauro Magnani e la professoressa Anna Casabianca, che in primis noi vediamo in università che si impegnano personalmente in questa ricerca scientifica per combattere quello che è purtroppo una malattia che prima del coronavirus è stata, diciamo, si può dire, una grande pandemia, e molti magari adesso non ricordano, ecco. E ringraziamo ancora la dirigente Sabina Torre, che rappresenta la Croce Rossa Italiana e che svolge un ruolo importantissimo a livello sociale, che ci ha dato la possibilità appunto di renderci partecipi. Quindi ringraziamo anche lei, che svolge appunto questo ruolo sociale di informazione che è molto molto importante, soprattutto nei giovani che a volte non vengono educati adeguatamente su questi argomenti. Ringraziamo colui che è onnisciente ma non si vede, il nostro dottore moderatore, ecco, mi ho fatto prendere dell'emozione adesso, moderatore, dottor Donatello Trisolino, che ha fatto in modo di
rendere possibile questa live dalla piattaforma universitaria e dalla piattaforma universitaria di YouTube. Quindi lo ringraziamo, anche se non lo vediamo. E una cosa che vogliamo precisare in tempo di pandemia è che io e Ruggero siamo coinquilini, quindi stiamo rispettando le norme sociali del distanziamento. Rinnoviamo anche l'appuntamento di domani, perché il nostro progetto non finisce qui, ma domani abbiamo un'altra diretta con il sessuologo, psicoterapeuta e psicologo, il dottor Daniel Giunti, e il suo collega che lavora presso l'Università di Firenze, il dottor Paolo Antonelli, che appunto parleranno della tematica della prevenzione anche attraverso delle ricerche che hanno acquisito negli anni riguardo l'uso del preservativo, l'uso dei contraccettivi giusti da utilizzare. Quindi ringrazio nuovamente tutti, anche chi si è collegato per un attimo, chi ha resistito fino alla fine, e questo grazie a voi. Grazie a voi di questa bella giornata, questa bella ora che avete organizzato. Grazie a lei. Grazie, salve a tutti. Vi stiamo qui condividendo per ultima cosa il nostro QR code, che inquadrandolo con il cellulare potrete accedere al nostro questionario, che vi rendereci di un contest alla fine del quale avremo dei... Arrivederci professore, grazie a lei. E avremo dei vincitori che appunto riceveranno dei gadget della Croce Rossa. Quindi partecipate in molti, fate questo questionario, non tanto per raggiungere il massimo punteggio o il premio, ma per informarvi, perché l'informazione vi rende immuni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.